Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono super contenta perché per la prima volta porto una nuova tipologia di video sul canale. Io spero tanto che vi piaccia e spero che la visuale sia più o meno buona, ma ho insomma messo il telefono di là, la fotocamera di qua, ho messo una luce dietro, per ora ho solo ed esclusivamente una luce, sono nella mia sala perché in stanza non riesco a fare in camera mia, insomma non riesco a fare questo genere di cose, quindi spero vada bene. Comunque datemi dei consigli per migliorare, quale luce acquistare, dove farli, eccetera eccetera. Comunque questo, come avrete letto dal titolo, è un allenamento che potete fare in casa come sto facendo io, oppure in palestra. Io di solito lo faccio in palestra perché sapete che vado in palestra 3-4 volte a settimana per i glutei principalmente. Sì, è principalmente per i glutei, dato che è una delle cose che mi chiedete maggiormente. Però prima di iniziare questo circuitino, questa serie di esercizi più che di circuito, vi volevo dire un paio di cose. Innanzitutto, io non sono un personal trainer, non sono una nutrizionista, non ho fatto dei corsi per diventare personal trainer o quanto altro, sono semplicemente un'appassionata, una persona che si informa e che gli piace insomma la palestra, lo stile di vita sano, quindi cerco di fare di tutto per avere più informazioni possibili. Di conseguenza non prendete quello che faccio come un qualcosa da una persona che lo fa per lavoro. Il mio è semplicemente un condividere la mia esperienza, darvi uno spunto di esercizio che potete attuare appunto per i vostri glutei principalmente in questo caso. Quindi mi raccomando, andate a vedere dei video sulla esecuzione giusta degli esercizi, perché non vorrei mai che per colpa mia magari potreste avere dei problemi in futuro. Sapete che una delle cose fondamentali è fare gli esercizi come si deve per non avere eventuali problemi ad articolazioni, ossa o quanto altro nel futuro. Io sono seguita da il personal trainer ovviamente in palestra, quindi mi raccomando non prendetemi come esempio. Il mio, come dico sempre, è solo ed esclusivamente un condividere con voi la mia esperienza. Nello stesso tempo, quello che vi volevo dire è che i miei sono esempi, quindi non dovete fare quello che faccio io, nel senso che potete prendere anche semplicemente spunto da questo circuito, potete farlo come tale, potete farlo vedere al vostro personal trainer e vedere se per voi è giusto, oppure se ve ne intendete e pensate che sia giusto per voi potete provarlo, ma sempre e comunque con la consapevolezza che io non sono un personal trainer, quindi non sono una persona specializzata in questo campo. A parte questo, vi volevo ancora dire che io utilizzerò delle semplicissime bottiglie da utilizzare come pesi, perché non ho i pesi a casa appunto perché io vado in palestra. E voi potete usare qualsiasi tipo di oggetto, peso, quanto altro. Anche questo, mi raccomando, utilizzateli solo se siete sicuri di poterlo fare. Potete anche non utilizzare pesi. Comunque, come sempre, fate tutto in base alla vostra persona e non in base a quello che vedete su di me. Io utilizzerò loro, di solito però uso le kettlebell o i manubri in palestra o i bilancieri. Comunque su Instagram vi condivido sempre i miei esercizi in palestra. Ancora non sono riuscita a registrare un video in palestra, ma lo farò presto, ve lo prometto. Quindi mi raccomando, fate in base alle vostre esigenze. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere sono questi leggings che utilizzerò in questo allenamento. Mi sono stati inviati da un'azienda che si chiama YouGrind, che mi ha appunto contattato e mi ha chiesto di scegliere uno dei loro leggings. Questo lo bramavo da tantissimo, quindi ho scelto lui. Io ho la taglia S, la grafica è bellissima. Ora ve li faccio vedere, poi vedrete anche voi all'opera al tutto, e comunque vi aggiornerò su Instagram. Vi lascio il loro link qui sotto nell'info box. Ok ragazzi, da prima vi volevo un attimo mostrare i leggings, insomma più da vicino e più nel dettaglio. Domani li utilizzerò per fare un allenamento in palestra, quindi poi vi aggiornerò su Instagram su come mi sono trovata. Comunque, come potete vedere, la taglia S per me è perfetta e sono fatti molto bene, hanno un tessuto molto morbido, non fastidioso assolutamente, hanno delle belle cuciture che rifiniscono molto bene il fisico e hanno una trama super 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 figa. E quindi avete il link sotto nell'info box anche di questo leggings. Iniziamo subito con l'allenamento, mi raccomando, dopo il riscaldamento inizio con questo esercizio per il gluteo. Come vedete, mi metto a 90 gradi, inizio a sollevare la mia gamba verso l'alto concentrando il mio movimento appunto sul gluteo stesso, senza fare altri strani movimenti, incurvare la curva, ragazzi,
incurvare la schiena in modo strano o altro. Quindi ecco qua il primo esercizio e ovviamente lo faccio sia con una gamba sia con l'altra. Potete fare questo esercizio anche fermandovi a un certo punto e poi premendo verso l'alto e mantenendo un attimino per un paio di secondi la posizione. Come secondo esercizio abbiamo un hip thrust dal pavimento. Di solito io lo faccio due volte a settimana, un allenamento con un disco da 10 kg e per terra. Come state vedendo qua, contraggo bene bene il gluteo verso l'alto, mi raccomando, senza inarcare in modo strano la schiena anche qua, e in altri casi lo faccio invece direttamente col bilanciere sulla panca. Poi passiamo ovviamente agli squat. Questo è il semplice squat normale, quindi piedi apertura a spalle, apro leggermente le punte per avere maggiore stabilità e scendo, mi raccomando, a 90 gradi, come se mi sto sedendo su una sedia, quindi con fondo schiena all'infuori, come potete notare, e vado sia a formare un angolo di 90 gradi, mi raccomando, il tallone ben premuto a terra. Vado giù piano, mi risollevo piano e stringo bene i glutei quando arrivo alla parte alta, e anche in questo caso potete utilizzare dei pesi. Io in palestra, come vedete dai video su Instagram, faccio squat con il bilanciere. Vi ho fatto anche un'inquadratura ovviamente generale, e poi vi faccio vedere anche quest'altro tipo di squat che sto amando. Anche questo lo pratico col bilanciere in palestra, a casa potete farlo insomma con dei pesi, kettlebell, bottiglie eccetera. Apro molto di più i miei piedi, apro sempre un pochino la parte laterale delle punte in modo tale da avere maggiore stabilità, vado giù e come vedete non torno su fino in alto stringendo il gluteo, ma sto in completa tensione, poi meglio definirla, e attenzione ad andare troppo giù per il ginocchio. Quindi mi raccomando, informatevi per questo esercizio, perché col tempo si possono creare determinati traumi al ginocchio, insomma, infatti molti usano il ginocchiere o strumenti appositi, quindi mi raccomando, attenzione. A questo punto metto via il mio tappeto, prendo una sedia, anche qua in palestra ovviamente si usa la panca, e faccio il mio squat bulgaro. Potete anche andare più avanti, il ginocchio può andare anche davanti al piede, insomma, da quello che so io per mia esperienza. Come sempre informatevi bene, andate giù bene con la schiena dritta, mi raccomando, sentirete molto lavorare il gluteo. È uno dei miei esercizi non tanto preferiti, perché ci sono esercizi che preferisco di più, comunque uno degli esercizi dove sento lavorare in assoluto meglio il mio gluteo. Anche questo di solito in palestra lo faccio con manubri, potete usare bottiglie o quanto altro, o il bilanciere. Mi raccomando, alla fine stretching. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollice in su, un commentino, ditemi se volete altri video del genere, e noi ci vediamo al prossimo video.